Chi è? È il presidente? Sì, sono il presidente, ma sono le 2 di notte. Scusi, con chi è lei? Rosa Maria. E che cosa vuole, signora Rosa Maria? Io stavo dormendo. Le chiedo scusa, presidente, volevo sapere che si trova 1,5 chili di cozze. 1,5 chili di cozze. No, veramente, se le mangiate tutte. E no, chi è? Gattoiani, sei Ecco. buono, sei buono! Eh no, presidente, siccome ho aperto 1 chilo di cozze che ho preso dal pescivendolo, ho aperto, fumo la diossina. E mai visto dovrebbe apprezzare la fluorescenza delle cotte nella mistificazione della città dei due mari, così cambiamo pure il nostro metodo di mangiare, nella narrazione delle persone. E poi io in questo momento le cotte, onestamente, non me le trovo, signore, che cosa posso fare? No, siccome lei è presidente, non, magari lei si trovava 1 chilo di cozze da parte buono. No, guardi signore, che cosa le devo dire? La prossima volta, ma cercherò di risolvere questo problema di Taranto, ma soprattutto per le cozze. A me dispiace, anche se la mistificazione della fluorescenza della cozza può avere un suo significato. Fatto, Ma sei buono. presidente, io non lo so il piatto vostro quale, io patate e cozze devo fare. E da dove le devo portare le cozze, signora? Scusi. Mio marito è operaio. Faccio gli auguri a suo marito, che so che sta attraversando un momento narrativamente, che sta uscendo dalle tenebre per uscire dalla luce, entra dalla luce, spegne la luce. Vabbè, presidente, allora me ne vado? E se ne va, signore, sono le 2 di notte, che cosa le devo dire, signore? Allora, non ce li ha le cozze, No, diciamo. in questo momento non ce l'ho, c'ho solo il gatto Ianni, che mi sta un po' dando fastidio in Vabbè, questo sicuro momento. che non ce li ha, nemmeno mezzo chilo. Signore, le ho detto che non ce le ho le cose, Vabbè, se fosse cosa. buonanotte, presidente. Scusi Buonanotte. ancora, E eh. sì, per l'orario soprattutto. Non ne ha le cozze, ma. Fatto, fatto, vuoi 2 cozze? Vuoi 2 cozze?